Salvi all'Università di Teramo il master di primo livello in percorsi di democrazia partecipata, autonomie locali e processi deliberativi. L'obiettivo principale del master è quello di offrire risposte adeguate ed efficaci alla complessità della società e dei sistemi di governance. A tal proposito è di fondamentale importanza saper leggere i bisogni e le risorse dei territori nella loro interazione con le comunità e con gli enti locali. Il master in percorsi di democrazia partecipata, autonomie locali, processi deliberativi è un master di primo livello, quindi con accesso a qualunque laurea triennale. Un percorso formativo che risponda a delle esigenze e delle istanze sia ad esempio contemplate dal Piano Nazionale di Resilienza e Ristoro, sia per esempio dal Next EU Generation e sia alle istanze proprio di uno sviluppo del territorio, degli enti locali, che risponda ad una visione di complessità, quindi non solo magari con un'attenzione specifica, non so, al tema dell'ambiente, delle policy, ma con una visione di complessità. Il Master si propone di formare i destinatari sui principi e sugli istituti di democrazia partecipativa. La partecipazione popolare deve essere vissuta come metodo democratico di cooperazione, mediazione e interlocuzione permanente tra amministratori e società civile. Ma che cos'è la democrazia partecipata? La democrazia partecipata è il risvolto più importante della nostra democrazia costituzionale, così come è scritta in Costituzione. La nostra non è una democrazia solamente rappresentativa, per cui si vota, i nostri rappresentanti poi fanno tutto. La nostra è una democrazia rappresentativa che deve completarsi con la presenza quotidiana e attiva di tutti i cittadini. Ora, questo purtroppo negli anni, nei decenni che si sono seguiti, è venuto meno, nel senso che i cittadini tendono sempre più a delegare la propria sovranità, tenendo conto che il cittadino è il sovrano, la propria sovranità ai rappresentanti che sono eletti negli organi politici di governo. Quindi cosa auspicare? Auspichiamo una cittadinanza attiva, la presenza attiva dei cittadini, quotidiana, tutti i giorni. Partecipazione non significa decisione, non significa democrazia diretta. Partecipare non è essere colui che decide le leggi, no? Partecipare significa dare un contributo attivo di presenza. La conoscenza, l'informazione sono il presupposto della presenza attiva dei cittadini. La scadenza per le iscrizioni al master è prorogata al 15 gennaio 2022.